Occidente si sta abbassando in Asia, fondamentali le misure restrittive. Andiamo in diretta, c'è la corrispondente Giovanna Botteri. Solo 4 nuovi contagi a Wuhan, calano i contagi anche in Corea del Sud, mentre è drammatica la situazione in Iran. Ma ci sono 3 isole molto vicine alla Cina, Taiwan, Hong Kong, Singapore, che hanno adottato immediatamente misure drastiche e hanno avuto un numero ridottissimo di contagi e di decessi. Bisogna capire se il loro esempio può funzionare per il resto del mondo. Andiamo a vedere. Per Hong Kong, Singapore e Taiwan, il nuovo anno lunare si presenta come una catastrofe annunciata. Milioni in arrivo nelle 3 piccole isole della grande Cina continentale, con loro il coronavirus di Wuhan. Ma qui la SARS ha lasciato il segno, questa volta il nemico non le troverà impreparate. Ai confini scattano i controlli e, contro il parere dell'OMS, il blocco per chi arriva dalla Cina. A Taiwan 23 milioni di abitanti chiusi in casa, ferme, scuole e uffici. Le mascherine razionate 2 persone, finché la produzione, iniziata da subito nelle prigioni, non ne immetterà sufficienza in circolazione. A Hong Kong le mascherine che la governatrice aveva vietato come simbolo di rivolta diventano la difesa della città. Si diffonderà come un incendio se non le indossiamo, spiega il professor Kwan. Non sappiamo chi può essere infetto. A Singapore i casi di contagio sono i più alti fuori dalla Cina. C'è già l'assalto ai supermercati, quando le autorità sanitarie decidono di fare tamponi gratuiti a chiunque abbia anche soltanto qualche sintomo influenzale. Tutti a casa, sotto il controllo della polizia. I lavoratori autonomi verranno rimborsati dallo Stato. Il contagio viene fermato, le scuole riaprono, anche se le misure di sicurezza non si abbassano. Singapore, Taiwan e Hong Kong tirano il fiato e si preparano per la prossima battaglia. E la nostra...